Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oggi a un nuovo video di ZRaptor. Oggi breve tutorial sul nuovo skating con tutti e tre i PG. Partiamo. L'importante è avere una delle due nuove spade con il nuovo perk Filo Impaziente, che passare a quell'arma vi darà per un breve tempo l'opportunità di avere fendenti con portata maggiore. Fendenti che si traducono in attacchi leggeri e pesanti che arrivano molto molto più lontano. Perk si attiverà per un secondo dopo che avrete swappato alla spada e si resetterà dopo 4 secondi. Partiamo con lo skating dello stregone. Downblade ramo alto alla mano. La sequenza di pulsanti da premere non è complicatissima, ma va fatta in un certo ordine. E sarà poi in parte anche la base per lo skating col titano. La sequenza di base è: corriamo, saltiamo e cambiamo arma. Non è importante se cambiamo prima l'arma di saltare o lo facciamo mentre saltiamo. L'importante è che poi saltate nel lasso di tempo in cui il perk è attivo. Quindi poi corsa, salto, cambio arma, fendente leggero. Corsa, salto, cambio arma, fendente leggero, cambio arma. E corsa, salto, fendente leggero, cambio arma, salto. In più, se siete con la downbridge, aggiungete il dash alla fine. Bisogna concludere col salto per poi mantenere il glide, il momentum e andare veramente, veramente veloce e lontano. Potete sfruttare la stessa sequenza di pulsanti per, mentre siete già in velocità, per cambiare poi direzione sempre con la spada. Oppure potete sfruttarla con il ramo centrale, con la fonte, per poter utilizzare la granata e glidare sopra quello che volete. Con il titano è la stessa identica cosa dello stregone, con la differenza che ovviamente non abbiamo il dash in aria. Quindi sarà sempre corriamo, saltiamo, cambiamo arma, fendente leggero, ricambiamo arma e teniamo il salto. Soprattutto nel titano ci sono due modi che possiamo sfruttare la cosa. Uno è quello di metterci ad esempio il leoni rampante e il salto calibrato, il secondo salto, per avere quindi un glide enorme e poter fluttuare per parecchio tempo. Oppure, in particolar modo se si è da PC, possiamo skateare con i valigadune e il salto elevazione a catapulta, il terzo, con la rotella del mouse e prendere velocità esagerate. Con i cacciatori invece la questione è un po' diversa, un po' come c'era lo skating per il linea oraria zero con l'attacco pesante, anche questa volta utilizzeremo l'attacco pesante della spada. E bisognerà quindi avvicinarci a una sporgenza di 5-10 cm, centinaia di metri, ci è indifferente, cambiare arma, attacco pesante e quasi istantaneamente shutter dive, mossa in aria e salto. E fatto col giusto timing riceverete questo boost di velocità assurdo. Richiederà un minimo di pratica, ma non è nulla di complicato. Signori, questo era il video tutorial in breve. Se avete ulteriori domande, fatele nei commenti. Spero vi sia d'aiuto per le vostre magari speedrun o per puro e mero divertimento. Qui ZRaptor è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!